È stata adottata a larga maggioranza dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria la risoluzione sul fondo per una transizione giusta. Questo fondo prevede un finanziamento totale di 17,5 miliardi di euro per sostenere regioni, industrie e microimprese nello sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili in vista dell'obiettivo della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050. All'Italia spetterà quasi 1 miliardo di euro. Per l'Italia si tratta di circa 1 miliardo, concentrate soprattutto in due realtà. Taranto in questo momento, che come sapete è al centro di un'attenzione anche europea per il più importante sito siderurgico europeo esistente, e dall'altro una vecchia miniera come quella della Surcis, dove c'è la produzione ancora di carbone, e sono entrambe due realtà impegnate in una grande trasformazione. Quindi queste risorse, questo miliardo è solo uno start-up, diciamo così, una possibilità, un'opportunità. L'eurodeputata dei Greens, Rosa D'Amato, sottolinea l'importanza che questi fondi europei avranno per il rilancio di un'economia sostenibile a livello locale. Sono state individuate 2 aree, e sono il Sulcis, quindi Sardegna, e Taranto, la Puglia, per aiutare queste regioni a uscire dalla problematica delle fonti fossili e quindi salvaguardare e creare nuovi posti di lavoro, con un focus naturalmente sulle energie rinnovabili, sulle piccole e medie imprese e anche sulle donne, quindi incentivare l'imprenditoria femminile e il lavoro femminile, con un'attenzione alla parità di distribuzione, insomma, dei salari. Sono completamente bannati i finanziamenti e le fonti fossili, quindi questa è una grande conquista, neanche il gas sarà finanziato, perché purtroppo in questo periodo in cui si parla tanto di Green New Deal e di Green Economy, però il gas sembra essere la regina, insomma, e quindi anche si rischia che questo Green Deal sia un grande greenwashing. In questo caso, nel caso del Just Transition Fund, questo pericolo è stato scampato. Cosa importante è che devono essere coinvolti i territori, quindi le città, le municipalità, per programmare un futuro diverso alle proprie cittadine e ai propri territori circostanti.